Let's go! Bentornati, ovetti, su Pokémon Ultrasole! Nello scorso episodio abbiamo catturato Zapdos e Azelf, e in questo episodio andremo a catturare altri due o tre Pokémon leggendari. Ho il sospetto che queste intro, intendo questa e dei video successivi a questo, saranno molto simili. In ogni caso vi invito come al solito a lasciare un mi piace, barra non mi piace, a rispondere alla domanda del giorno e ad iscrivervi al canale. Detto questo, è il momento di viaggiare nell'ultravarco. Allora, volete sapere l'unica cosa brutta, tra virgolette, del trovare leggendari negli ultravarchi? È che molto probabilmente quando mi servirà un ultravarco, non lo so, rosso di livello 4, non mi uscirà mai, perché tutti i videogiochi sono equipaggiati con una cosa chiamata Desire Sensor, ok? Quando vi serve una cosa in un videogioco, diventa 10 volte più rara, ok? Infatti sono sicuro che riuscirò a trovare, prima o poi, in questi viaggi, un ultravarco di livello 4 dove riesco a trovare completamente a caso il mondo di Gazlord. In ogni caso, dovesse accadere, lo vedrete in video, perché la cosa mi farebbe molto piacere barra fastidio. Comunque, cerchiamo di non rallentare così tanto e andiamo verso l'ultravarco. Ricordo che lascio ovviamente solamente il primo viaggio e poi finché non trovo l'ultravarco di livello 3 o di livello 4, taglio, perché si fa prima e voi non volete vedere me che cerco ultravarchi per 3 ore e mezza, giusto? Esatto. E a tal proposito, è un leggendario? È un leggendario, perfetto. Inoltre mi avete detto prima di camminare qui e poi di tagliare, quindi a questo punto beh, suppongo si sia capito chi è, quindi ci vediamo tra 2 secondi che salvo. E dunque, affrontiamo il piccione, più tacchino che piccione, leggendario numero 3, perché appunto Moltres. Oh, andiamo, come se non si fosse capito che quel Tress era di un Moltres. Comunque, Moltres, fuoco volante, abilità ovviamente pressione come tutti gli uccelli leggendari. Ed è secondo me il secondo più debole. O il secondo più forte in base alla prospettiva. Articuno è il più debole, ma per me, ok? Il doppio tipo che hanno Moltres e Articuno non mi piace particolarmente. In ogni caso, forte in attacco fisico e speciale. Già, entrambi. Il problema è appunto il suo doppio tipo. Quando è vero che impara mosse di tipo fuoco molto potenti, fuoco bomba, lanciafiamme e compagnia varia, non è per niente il miglior Pokémon leggendario. Assolutamente no. Inoltre reggo abbastanza, ti disabilito lanciafiamme e quindi non puoi farmi quasi più nulla. Lo posso paralizzare, fine. Comunque Moltres, appunto Tres, viene da 3 perché il Tres e compagnia varia ha forza antica, ovviamente. Quindi mi manda KO. No, mi fa restare a un PS, grazie. E la prima parte del nome proviene dalla parola Molten, appunto fuso. Cosa interessante di Moltres è... usiamo una Ultra Ball, sì. È stato creato con le ali completamente fatte di fiamme, ok? Solo che poi hanno cambiato la cosa in future generazioni perché non mi ricordo. E giuro che se io lo... Ok, perfetto. Ok, ok. Vanno bene i video corti, ma non così corti. E poi basta, per questo io dico che è un tacchino gigante, assieme ad Ho-Ho. Non ricordo bene il tipo di Moltres, in senso come è classificato. Ad esempio, Zapdos è classificato come Pokémon elettrico. Forse Pokémon fiamma? Non ne ho la più pallida idea. So solamente che, un'altra cosa interessante, Moltres si chiama in giapponese Fire. Già, mentre Zapdos è Thunder. E vedrete come si chiama Articuno quando troverò Articuno. Nel frattempo, Thunder Wave! Ok, allora, da questo momento in poi cerchiamo di catturare Moltres. Dovrebbe inoltre finire, esatto, il giorno di sole. Finisce anche l'inibitore, sfortunatamente. E proviamo con una... Mi pizzica il naso, aiutatemi! Una Ultra Ball, vai!
Inoltre, ricordo catch rate sempre di 3 su 255, quindi state attenti e esce ora. Lo sapevo. Lancia fiamme! L'ideale qui è avere un difensore speciale. L'ideale, beh, contro tutti gli uccelli leggendari è avere un difensore speciale, perché nessuno è fisico. Quando è vero che hanno qualche mossa fisica, appunto Zapdos aspennata, non sono così difficili da catturare. Inoltre, dovessi metterci troppo tempo, vorrei provare ad usare la chiappa and roll. Li ho conservati apposta per i leggendari difficili da catturare. Ma molto probabilmente lo utilizzerò con Pokémon ben più complessi. Ad esempio, si può trovare Mewtwo in questo gioco. Mewtwo a ripresa! Già, quindi... Mamma mia! Comunque vai, Ultra Ball! Uno, due, tre... Ah, peppato! Al posto di peccato, ho detto peppato. Perché? Chi è questo Peppe? Ah, comunque, ultima Ultra Ball e poi si passa alle Timer Ball. Qualcuno mi ha chiesto, ehi Tonks, dove si comprano le Timer Ball? Supermarket Affaroni, ok? Andate là e comprate tutte le Timer Ball che volete. Inoltre, ricordo che dopo 10 turni, non dopo 40 turni, la Timer Ball diventa la Pokéball più forte del gioco, ad eccezione delle Uchi Ball sulle Ultra Creature, della Master Ball e della Velox Ball al primo turno. Quindi, usate le Timer Ball. Ora come ora, la Ultra Ball è per 2, la Timer Ball, se è arrivata al turno 9, è 3.9. Quindi è molto meglio. Anche se... Ah, stavo per dire, anche se a quanto pare ho catturato comunque Moltres con una Ultra Ball. No dai, non facciamo così... i cattivi. Comunque, uno di vita... com'è che si chiama? 4 per paralizzato? Credo sia 8-9% di possibilità di catturarlo. Infatti adesso non si scuote neanche la Pokéball. Però una possibilità su 10 è abbastanza alta. Inoltre Moltres non è per niente un problema per Leucothea. Quindi ancora Timer Ball. Ah, ovviamente... Allora, da piccolo pensavo che il Pokémon dovesse abituarsi alla Pokéball. Per questo se ne lanciano parecchie. A quanto pare Moltres è cattivo e non vuole scuotersi neanche una volta dentro la Timer Ball. Scuotiti almeno una volta. Perfetto, ora puoi anche uscire. Ok, perfetto. Allora, Etere Lama. Quindi un attimo, che mosse ha? Forza Antica, Lanciafiamme, Etere Lama e Giorno di Sole. Ripeto, per Leucothea non è per niente un problema. Arriviamo a 20 Timer Ball e poi vediamo se fare un taglio o no. Che altro potrei dire su Moltres nel frattempo? Beh, è basato sulla Fenice, un po' come Ho-Oh. Però... Davvero, ho già finito le cose da dirvi. Beh, proviamo a catturarlo, vai, Timer Ball! Inoltre non ho catturato pochi Pokémon, quindi forse una cattura critica ogni tanto ci potrebbe stare, ma questa non è critica, ma è normale! Oh, perfetto! Catturato Moritures! Ci manca solamente Articuno. E tanto per dire, questi tre, l'ho già detto, non sono esclusivi di Pokémon Ultrasole e non sbloccano nessun altro Pokémon, nonostante ci sia il... come si chiama? Il film numero 2, che appunto indichi che... Moltres, Zapdos e Articuno sbloccano Lugia, cosa che fanno in Super... non in Super, in Pokémon Mystery Dungeon, ma... Vabbè, comunque, usciamo e ci rivediamo quando riesco a trovare il prossimo Ultradarico. Wow! Un altro ultravarco di livello 4 rosso. Potrebbe essere Articuno. Ed è una cosa fantastica, perché se è davvero Articuno, sto... beh, comunque seguendo un certo ordine. Controlliamo, ed è... no, Ok, credo di sapere, appunto, credo di sapere chi sia questo Pokémon. Un attimo che salvo. E dunque, è il momento di fare dei bellissimi sogni, perché questo Pokémon leggendario è... aggiungerei The... Cresselia, vi lascio la host. Esatto, l'avete visto.
a luce lunare. Questo è uno dei Pokémon sul quale utilizzerò subito il potere Rotom Roll Acchiappa and Roll. Perché mamma mia, questo coso a luce lunare. Fortunatamente ha solamente 10 punti potenza, ma è una cosa che... Oh. Comunque Cresselia è il Pokémon falcato, controparte di Darkrai. Crea dei bei sogni. Dormire con le piume di Cresselia, appunto, vi fa scacciare gli incubi. Inoltre è basato su una fase lunare, giusto? Il nome è basato sulla fase della luna crescente, appunto Crescent Moon. E usiamo Cannon Flash. Ottimo, 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 ottimo tank speciale. Se possiede anche quel dannatissimo coso. Oh, bene. Chiamato calmamente, sto coso diventa molto complesso da sconfiggere. In effetti, gli attacchi fisici comunque li regge bene. Non mandarlo KO. Ok, bene, benissimo così. Ah, sei paralizzato, eh? Sai che ti dico, non mi interessa. Io disprezzo con tutto me stesso Cresselia. Perché? Perché io su Pokémon Platino mi sono impuntato sul catturare tutti i Pokémon vaganti senza usare ma lo sguardo. Oh, grazie mille. Comunque, è anche uno dei Pokémon leggendari che possono essere posseduti da allenatori come ad esempio Palmer. Palmer possiede nella sua ultima sfida, in Pokémon Platino e anche in Pokémon Soul Silver, Cresselia, Heatran e Regigigas. Comunque, questo vuol dire che oggi cattureremo anche il terzo Pokémon leggendario. Oh, mamma mia, la fortuna che sto avendo con Cresselia. Ok. Comunque, che altro dire su Cresselia? Non credo di dover dire nient'altro, vi ho già spiegato le origini, tra virgolette. Vi devo dire solamente che, una piccola curiosità, può essere colpita dalla mossa incubo, nonostante abbia il potere di scacciare gli incubi, quindi cosa abbastanza strana. Oh, Rotom, io ti adoro! Ah, perfetto. Quindi, dato che dobbiamo festeggiare per aver catturato Cresselia in pochissimo tempo, andiamo a fare il terzo ultravarco. Wow, un altro ultravarco rosso. Cioè, è una cosa positiva perché me li sto togliendo davvero tutti quanti, ma... Va bene. Una presenza potente che incombe dall'alto, che è... Ciao? Ah, ho capito, credo sia lui. Torno subito. Ma perché volere solo un tacchino fiammeggiante quando si può avere il boss dei tacchini fiammeggianti? Oh! Extra Sensory! Allora, ecco qui il Pokémon leggendario. Oh, oh, oh! Che vuol dire letteralmente dal giapponese fenice, infatti è basato sulla fenice. Quindi, oh, oh, fuoco volante, compressione. È il capo del secondo trio di Pokémon leggendari, il trio dei cani leggendari. Ci ha appena usato una mossa fuoco blu, ci ha usato? Non lo so, ora rivedrò perché ero distratto. Comunque era una sua mossa peculiare, ora non lo è più. E questo coso? Oh mio Dio! Vabbè, dicevo, questo coso è un tank speciale e attaccante fisico. Sì, lo so, è strano, è un attaccante fisico. Non so neanche io il perché. Forse perché la sua mossa che è ex peculiare è fisica? Non lo so, comunque devo curarmi subito. Quindi, Hypa Potion! Che altro dire su Ho-Ho? È stato il primo Pokémon leggendario ad essersi visto nell'anime opening esclusa, giusto? Credo di sì. Ultima Fiamma è una mossa nuova di questo gioco che non vi ho mai spiegato, in ogni caso. Fa perdere il tipo fuoco all'avversario. Esatto, adesso questo coso è solamente di tipo volante. Ergo, state attenti. Quindi, andiamo con Falso Finale. Lui usa Extra Sensory e mi manda KO, vero? No, per poco, e gliel'ho anche disabilitato, perfetto. E mi fa tentennare, perfetto. Ah, che altro dire su Ho-Ho? Beh, provate a leggerlo al contrario. Oh, appunto, manco l'ho fatto apposta.
Comunque, secondo la leggenda, Ho-Ho è stato colui che ha fatto resuscitare i tre Pokémon che si trovavano nella Torre di Latta? Torre d'Ottone? Torre di Latta? Non mi ricordo le torri, però nella Torre Bruciata, ecco, di Amarantopoli, che appunto erano, e sono ancora, Entei, Raikou e Suicune. Anche se questa leggenda contraddice un'altra cosa, contraddice il fatto che si genera un Entei ogni volta che nasce un vulcano. Ma lo rivedremo quando parleremo di Entei, di Suicune, di Raikou, o di Raikou, come lo pronunciano alcuni. Oh mio Dio! E ovviamente il secondo boost, perché non dobbiamo essere molto forti noi, dobbiamo essere uber forti. Comunque, andiamo a catturarlo di Ultra Ball. Fortunatamente non ha Trespolo, quindi siamo davvero a posto. Di norma gli Ho-Ho posseggono però uno strumento, ok? Di norma Ho-Ho possiede uno strumento chiamato Cenere Magica, che, se usata, resuscita tutti i Pokémon che avete in squadra. Ergo, avete solo un Pokémon con tipo 2 PS, tutti gli altri Pokémon sono KO e Magifuoco, e questa è la mossa peculiare? Non ricordo. Comunque, tutti KO, usate una Cenere Magica e boom! Revitalizzante Max per 5. È una cosa estremamente OP. Per questo ce ne sono pochissime in giro, ok? Credo che l'unico modo per farmarle sia catturare Ho-Ho. Ma allora, è il terzo! È il terzo! Oh, ok, non usare l'attacco speciale fiamma magica strana, per favore, perché sennò mi devasti pure Seltas e io devo paralizzarti. Ok, ti prego, sì, poco intelligente, usa ultima fiamma. Ok, extrasenso. Reggi extrasenso. Ah, no! Oh, no, 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 no. Ok, Ho-Ho, basta. Basta. Heal! Non usare magifuoco, per favore. Dammi il... usa ultima fiamma. Ti prego, usa ultima fiamma. Ah, usa magifuoco. Ouch. Della serie, no! Non voglio lasciarti... vabbè! Non voglio lasciarti catturare Ho-Ho da parte del gioco. Grazie mille. Ok, facciamo una cosa. Mandiamo Leucothea, resuscitiamo Seltas. Finché non va KO Leucothea, proviamo a catturare Ho-Ho senza nessun problema. Forse è colpa mia. Oh, cosa è successo? Avete... ok, no, devo controllare la registrazione. Pensavo di aver letto delle scritte giapponesi al posto di borsa e Pokémon. Comunque, curiamo Seltas, proviamo a catturare Ho-Ho e basta. Mamma mia, quel forza antica. E fa pure male, Ho-Ho. Comunque, è il momento delle Timer Ball, quindi andiamo. Giuro, dovesse sconfiggerci un'altra volta Seltas, uso subito, subito, subito la chiappa in roll. Perché dai, è impossibile. Ultima fiamma fallisce, perfetto. Ancora, Timer Ball. Oppure quando arrivo a 10 Timer Ball, tanto per vedere come funziona la chiappa in roll. E quindi 0. Ok. Ultima fiamma, continua pure così, bravo. Continua ad usare ultima fiamma. Timer Ball. Ah, credo di non... mi spiace, ma mi ha completamente devastato. Giuro che se si aumenta un'altra volta le statistiche... oh, ok. Almeno. Guarda, già hai più 3 in tutto. Vuoi avere più 4 in tutto? 1. 0. Mi spiace davvero tanto, ma quando succedono queste cose mi arrabbio davvero parecchio. Perché il 10% su una mossa che, se non ricordo male, ha 5 punti potenza. E succede 3 volte... ok, 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 sono molto calmo. Non usare magifuoco, fammi usare tuononda. Extrasenso, non farmi tentennare. Ok, finalmente, mamma mia, ok, oh, alleluia. Comunque, che altro dire? Ho-Ho, secondo me, ha una delle host migliori create apposta per i Pokémon leggendari. Ok? È davvero, davvero sublime. Inoltre, l'ambientazione di dove si trova Ho-Ho... oh, comunque... paralizzato? Non puoi agire? Andiamo con un'altra Timer Ball e poi vediamo. Timer Ball! Dovrò fare rifornimenti, inoltre, eh? Zero? Davvero zero? Comunque, extrasensory! KO? No. Ok, altre due Timer Ball e poi vediamo un po' la chiappa in roll, se è così OP come descrivono oppure no. Nel frattempo, che bello, abbiamo almeno trovato Moltres e Ho-Ho insieme.
Mi piace come cosa. Mega Ultra Chicken. In realtà è un tacchino, quindi Mega Ultra Turkey. Comunque, ovviamente mando un altro Pokémon, mandiamo in campo Akatosh. Ah, lui ha extrasenso. Potrebbe essere un problema. Usiamo allora subito la Chiap and Roll. Vediamo un po' come funziona. A Chiap and Roll. Ratò. Ok, adesso. In che senso però sono aumentate? Ora ovviamente mi devasta. Oh! Grandissimo Akatosh. Dicevo, da quello che so, raddoppia il tasso di cattura. Quindi vuol dire che adesso ho una possibilità su 5 circa di catturarlo? Forse sono sfortunato e quindi no. Extra Sensory! Appena la KO tipo Nietzsche, che manderò adesso, devo per forza resuscitare Leucothea, quindi... Ok, vai in campo Nietzsche! Ok, perfetto. Inoltre, tanto per dire, se volete vedere altre cose di Ho-Ho che non riguardano il gioco principale, io ho fatto un let's play di Pokémon Ranger 3. Oh mio Dio, spoiler! Dove si trova anche Ho-Ho. Uno! 2. A Chiap and Roll attivato. Catturato. Perfetto. Oh, ho ho, è stato catturato. Ah, ho ho ho, buon Natale. Oggi è il 24, giusto? Sì. Perfetto. Allora, soprannome no. Vai nei box. Anzi, le info. Vediamo un attimo se ha l'oggetto. È all'oggetto, accendere magica. Ah, ieri era rimasto solamente extrasenso. Inoltre è quieta di natura. Ed è, come avete visto, forte in attacco fisico. E speciale, ma speciale solamente per la natura, eh. Oddio no, non ha un attacco speciale così basso, però è più alto quello fisico. E la difesa speciale invece è estremamente alta. Lo mando ai box, voglio mettere in borsa la cenere magica. E adesso controlliamo questi tre Pokémon leggendari. E però prima magari Rotom ha un altro a Chiap and Roll, quindi tanto per controllare... Meglio parlare con Rotom. Rotom? No, 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 no. Gli scambi. Ok. Vorrei cliccarti sull'occhio destro. Anzi, sinistro per te. Grazie mille. Ok. Rotom Roll. Vai. Ed è un... che è? Uno Stat and Roll? Credo. Perfetto. Lo Stat and Roll può essere buono. Soprattutto se ci sono Pokémon leggendari qui che hanno tutti quanti forza antica. In ogni caso, controlliamo un po' gli altri due, perché non ho controllato ancora Moltres e Cresselia, e poi finirà l'episodio. Nel frattempo vi comincio già a salutare, e nella prossima parte di Pokémon Ultrasole andremo a catturare ovviamente altri leggendari. Forse due, forse tre, dipende quanto ci metto a catturare i primi due. Quindi, controlliamo molto rapidamente e poi finirà l'episodio. Mi curerò ovviamente off camera perché si fa prima. Allora, vediamo un po'. Eccolo qua, Moltres, di natura docile, quindi natura neutra, giusto? Sì, come vi ho detto, attacco fisico e speciale abbastanza alto. Zapdos però è meglio. Sì. Ok, lo vedete peggio perché ho la natura, però è meglio Zapdos, ok? La velocità lo supera, attacco fisico è più basso, però è meglio l'attacco speciale per Zapdos. E poi basta con Moltres. Cresselia invece, Raggio Aurora, Divinazione, Lacerazione e Luce Lunare con l'abilità Levitazione. Vi ho detto che di difesa speciale è buono, e lo è anche di difesa fisica. Questo Cresselia Placido potrebbe essere un ottimo membro per un Team Trick Room. Tanto per dire, abbastanza PS... basta. Ho-Ho invece è Ho-Ho e quindi Ho-Ho. Ok, abbiamo dunque finito. Vi ho già detto cosa faremo nel prossimo episodio. E basta. See you next time, baby.